È arrivato tra le ali d'acqua dei cannoni dei vigili del fuoco il primo volo diretto Monaco-Brindisi di Air Dolomiti. 115 passeggeri a bordo che hanno vissuto questa speciale accoglienza nell'aeroporto brindisino, che sta segnando da subito dei numeri importanti in questa fase primaverile proprio dall'estero. È Air Dolomiti, compagnia aerea italiana del gruppo Lufthansa, che opera il nuovo collegamento da Monaco di Baviera a Brindisi. Due le frequenze settimanali previste ogni weekend, il sabato e la domenica, in tarda mattina e primo pomeriggio, con un chiaro segnale turistico di interesse per la Puglia che arriva dalla Germania. È un volo importante per due motivi. Il primo perché chiaramente è un volo che ci connette con uno dei mercati più importanti per il turismo pugliese, soprattutto del Salento. Poi è importante perché è un buon viatico per quello che noi definiamo la stagione dell'auspicata ripresa dopo 2 anni veramente difficili, non solo per il turismo ma anche per il settore aeroportuale. Siamo fiduciosi che il volo possa dare ottimi risultati e che quindi questo sia solo uno degli inizi. Questo volo, unitamente agli altri che sono già partiti, che sono prossimi a partire, dimostra concretamente con quale attenzione noi seguiamo lo sviluppo degli aeroporti pugliesi, ma soprattutto in questo caso di quello di Brindisi. E come da tradizione ci sarà il benvenuto con l'arco getto d'acqua dei Vigili del Fuoco, che è una tradizione per i voli nuovi o diciamo, per le nuove compagnie che si affacciano ai nostri aeroporti.